E non sono un bambino di 12 anni. Ho sempre amato le ragazze. Sempre. Erano per me la mia ragione di vita. La prima ragazza che è stata si chiamava... Non posso dire il nome. Niente, la prima ragazza è stata... Vabbè, ci mettiamo il nome, Nicola. Nicola. Allora, chattavamo su Messenger. Poi io le ho chiesto il numero e siamo andati su WhatsApp. Dopo tante discussioni, tante rotture di palle, tante spiegazioni, tante foto nude, gli ho scritto da quel giorno che hai commentato la mia da quel giorno che hai commentato la mia foto su Facebook. Un battito nel cuore si è accelerato a mille per mille. Io non riuscivo più a fermarmi. Era così il dono che Gesù mi aveva dato dal cielo. Se tu andrai all'inferno io ti seguirò, ma non accadrà mai, perché tu andrai nel paradiso. Allora lei mi risponde. A quel punto io le avevo chiesto, ma io a te piaccio. Lei risponde, lei mi risponde a domani. Va bene. Il giorno dopo scrivo, e allora? E lei mi scrive con quella maledetta frase di merda. Siamo solo amici. E niente, dopo questo io mi sono rinchiuso in casa, non uscivo più, non andavo più con i miei amici, non mangiavo più la pizza per una settimana. Cioè, vi rendete conto che non ho mangiato più la pizza per una settimana? Ah? Vabbè, dai, lasciamo stare. Sono tempi passati, poi dopo tanti giorni ne ho conosciuto un'altra. Facciamo finta che si chiama Ugo. Allora, ci sostavamo sempre su Messenger. Lei abita vicino a casa mia, Ugo. No? Abita vicino a casa mia. Allora noi ci sostavamo, diciamo, ci incontriamo. Lei era sempre impegnata. Non so perché, era sempre impegnata. Allora io le ho detto, vabbè, dai, chattiamo, ci scambiamo i numeri, andiamo su WhatsApp. Ok, ci sono scambiati i numeri. Allora, dopo tante offese, tanti insulti di altre ragazze, perché noi nei nostri messaggi insultavamo le altre ragazze, no? E allora noi, niente, chattavamo, ridevamo, scherzavamo, mangiavamo, ci vedevano le foto del culo, le foto del culo aperto, vabbè dai, però sono lei, non pensate male, no? E allora, niente, mi sono deciso, l'ho scritto, sei un angelo, sei bellissima. Il giorno dopo mi scrive, ma te piaccia? Io gli rispondo sì, col cuore. Allora lei visualizza e non risponde più. E il giorno dopo le scrivo, io a te piaccio. E le scrive, no, con la classica, con il classico fiorellino di WhatsApp. Scrive no col fiorellino. Ragazzi, si prova una sensazione di odio. Scusatemi, volevo dire odio. Odio. Quel momento in cui pensi che non ti vuole soltanto per dei chili in più, oppure non ti vuole perché sei troppo asociale, oppure non ti vuole perché sei brutto e si mette con tuo cugino. Odio più profondo questa persona. Ma dovete sapere che le ragazze sono tutte così. Devi trovare la tua anima gemella, ma non me ne fotte un cazzo, io ne voglio una. Come tutti. Allora mi scazza vedere quei post dei miei amici, ti amo amore mio, con il bacio. Ragazzi, vi chiedo il vostro aiuto. Io non voglio essere frenzonato più. Quindi prendetemi una ragazza, perché non voglio essere più frenzonato da brutte puttane. Ah, quei momenti quando ti dicono, ma io ti piaccio? Sì, tantissimo. Va bene, a domani. Ok, ciao bellissima. A domani. Ciao, ciao. Ciao, ma ti posso fare una domanda? Sì, dimmi caro. Ma io ti piaccio? No. Brutta puttana. Beh, se devo dire la mia, quella ragazza lì è bellissima. Ma ora che mi ha fatto questo devo dire che è brutta quanto la fame in Africa. Vabbè, ormai sono abituato. Iscriviti al mio canale se non siete britsk. Suka. Is la bambola per te.
Sei bellissimo quando fai quella faccia da gay.